in assenza di una legge non ci sono delle procedure, dei tempi vincolanti per il sistema sanitario. Ha ragione il Presidente Gianni se intende che l'obbligo di risposta da parte del servizio sanitario esiste comunque, esiste già. Il problema, in assenza di una legge, è che un'amministrazione regionale, magari una futura amministrazione regionale, non dico necessariamente la sua, potrebbe anche fare aspettare, come è accaduto a Federico Carboni nelle Marche, 2 anni prima di ottenere una visita da parte della ASL. Quindi la legge serve, e come? Mi auguro che il presidente della Toscana Gianni voglia facilitare questa discussione. Non è l'approvazione di una legge un atto di sfiducia nei confronti della sua amministrazione, ma è un atto di chiarezza e di garanzia per le persone che soffrono.